Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo video di Just Cause. My husband has a brief window in his social diary. Please do not keep him waiting. Ok, scusatemi, ho interrotto la tizia. Comunque, è un bel po' che non aprivo Just Cause ed è un peccato perché è proprio un bel giochino. Me lo ha regalato il buon Pierpaolo, che vado a ringraziare come sempre in questo video per avermi appunto regalato Just Cause in quel di Natale. L'ho lasciato un po' da parte ultimamente, dopo averlo giocato più o meno 3 ore, 3 ore e mezza, perché avevo iniziato The Witcher 3, che mi aspettavo ancora da più tempo, e ho dovuto interrompere anche The Witcher 3, come alcuni di voi sapranno, perché mi sono messo a lavorare prima la recensione per Surviving Mars, poi la recensione per Ash of Gods, poi la recensione per Pure Farming 2018. Adesso sto lavorando alle recensioni su Banner Saga. Però prima di iniziare Banner Saga ho detto: devo riprendermi un po' dalle 60 ore passate su Pure Farming 2018, e quindi andiamo a menare un po' le mani. Allora, sono in una situazione abbastanza iniziale della partita. Ho liberato una regione e mezza, diciamo, e come trama principale anche sono abbastanza all'inizio. Diciamo che... allora, no, teniamoci sulla costa perché... mi ricordo che devo stare sulla costa per andare a effettuare quest'altra missione. Un collezionabile. No, appunto, stavo dicendo che sono proprio all'inizio, appunto, 3 ore circa di gioco, e quindi ho ancora tantissimo da fare. Però il gioco mi sta davvero piacendo. Adesso ci ammazziamo. Ecco, qua siamo nella provincia instabile, quella mezza di cui parlavo prima, con mezza conquistata, mezza ancora. Che acrobazia. Pure il rallenti. Oh, salve, buongiorno, buongiorno signorina, come la va? Come sta? Tourist, huh? Of course. Questo è molto... potrei prenderlo come un'offesa. Oh signora, poverina. Come... procede con fatica questa povera donna. No, ma io stavo cercando un collezionabile che però è più avanti. Perché ho droppato la moto? Ah, perché c'era la tizia, è vero? Ops. Allora, riprendiamo sta moto e andiamo a prendere questo collezionabile. Ah, il tizio pesca. Simpa, very simpa. Allora, dov'è che è? Qua, posso prendere anche in moto? Sì. Ok, mi dà 10 di reputazione, dovrebbe attivarmi. Eccola. La missione con i collezionabili. Si è perso delle casse, se non gliele riportiamo ci dà reputazione e dei dindi. Mannaggia che driftata. Allora, vediamo di arrivare a quel punto senza magari perdere troppo tempo. Allora, io vi annuncio che la missione l'avevo fatta qualche istante fa, ma l'ho fallita perché non mi ricordavo come si usassero le C4 e quindi le ho sprecate stupidamente. E nulla. Qua ce n'è un altro di collezionabile, mi sa di sì. Non andare nell'acqua però con la moto, perché l'avevo visto, era ok. Molto comodo il fatto che la mappa... No, non affondare, moto mia! Ok, forse non ho l'idea migliore quella di andare sul bagnasciuga con una moto. Credo che in real life, se non fosse una roba da cross, ti ammazzi e basta. Adesso vi faccio vedere anche un attimo a che punto sono nel gioco, ma... ah, ovviamente ci saranno un po' di spoiler perché sto per fare la questa principale, ma non credo che qualcuno abbia paura di spoiler sul Just Cause 1 in questo 2018, ecco. Sono salito anche di livello per il guerrilla. Guerrilla. Due scope boxes. No! Che sbaglio! Ok, no, tutto bene, tutto a posto, sono intero.
Don't worry, don't you worry, don't you worry, child. Eccoci qua, eccoci qua. Allora, andiamo qua. Allora, andiamo qua, parcheggiamo un attimo in modo civile. Ma... Ok, che me l'hanno detto. E eccoci. Cutscene per noi. Bevo. My friend with the big American money. You are welcome. I have a Beve little anche lui. Un favor to ask of you. po' di meno di me. I do so hope you can oblige. That's why I'm here. Listen, with your money and our muscle, we are going to wipe out the Montanos cartel. This is Caballeros, deep in Montanos territory. The people grow rice, very charming. But the Montanos use the rice mill as a cover for their white crop. Coca, I want you to destroy. Mi piace la gestualità del tizio. Allora, dobbiamo andare in là. Che tra l'altro dov'è che... Allora, guardiamo un attimo la mappa, poi vi faccio vedere anche a che punto sono. Ok, dall'altra parte. Bene, posso fare il ponte. Vado a destra e prendo il ponte. Come situazione politica, appunto, come dicevo, c'è una provincia che abbiamo liberato, una provincia instabile al momento. Come relazione con i guerrilla, siamo appena arrivati a Cabo, che appunto è il secondo livello, siamo a 200 di punti, e con il cartello Rioja siamo a 100, giusti. Cabo, cosa ci danno? Fukuda Tournament. Tanto non ho capito se questi mezzi sono mezzi che troviamo nelle loro zone, nelle loro aree. Ok, sì, non ho capito le mie spese, come funzionavano i DC4. Ok, quindi dovremo prendere un furgone per entrare dentro l'edificio e facendo finta di appunto consegnare del grano, no, del riso e poi far esplodere il tutto, ecco. Ah, quella conta come base, tra l'altro. Andiamo. Devo dare anche un'occhiata poi a quanto sto registrando per non registrare il troppo. Un tempo usavo una sorta di timer, adesso mi dimentico sempre. Volevo fare oggi qualche video così sporadico, più che altro per caricare qualche video sul canale che non fossero solo recensioni, anche per chi mi segue da lungo tempo. Entriamo in una regione controllata dal governo. Continuare la serie mi richiede molto più tempo in genere e non riesco a dare una cadenza regolare, quindi credo che cercherò di andare un po' avanti con le recensioni. Questo è un periodo un po' fitto per tutte le cose, per il lavoro, per lo studio, per... le recensioni e quindi non ho tantissimo tempo per star dietro a delle serie settimanali, come avete potuto vedere. Cerco di compensare un po' facendo qualche video sporadico quando riesco. Oggi avevo tempo, quindi ho detto prima di iniziare a giocare Banner Saga per recensirlo e prima di montare il video su Pure Farming 2018, diciamo che può essere una buona idea quella di mettersi su Just Cause e registrare qualcosina su consiglio del mio caro amico Pierpaolo, detto anche Xenon o Armageddon. Allora, se non ricordo male, prima di andare là dovevo salire su un camion che era da queste parti in Espa. What's the matter?
Sì, ecco qua, ok. Oh, lasciamo la moto e saliamo qua con il nostro amico. E ci godiamo la scena perché come l'hanno strutturato è molto simpatico, ma no, simpatico, rasenta un po' il bug. E il tizio va per la sua strada. Ma se per caso dovesse incontrare qualche macchina davanti, adesso vediamo. No, qua no, forse più avanti. Forse neanche più avanti, anche notte, quindi magari non incontrerà nessuno. No, no, ce n'è. Adesso guardate cosa succede alle macchine. Cioè, per farlo passare avanti, decidono di schiantarsi. Non so perché l'abbiano strutturato in questo modo. Cioè, posso far rallentare lui e stare dietro alle altre macchine. Niente, quelli davanti a lui si uccidono per farlo passare. Tutti, eh? Quando l'ho visto un attimo fa non mi sembrava vero. Ma si schiantano tutti, tutti, tutti. Questo? No, quello no, eravamo abbastanza lontani. Anche questo pronto? No. Ah no, siamo arrivati. Ma ho finito il mio tè. Ok, adesso mi molla qua. Vado a sbrogliarmelo un po' io. Ciao, scappa, scappa. Ma quello che mi turba è che mi viene da premere Shift per correre, ma Shift invece ti fa rallentare. Cioè di base corri sempre. Ma che ormai siamo abituati con i giochi moderni che con Shift ti fanno andare più veloce, quindi dici sì, andiamo più veloce. Allora, iniziamo col prendere il C4. No, questo. No, scusate, devo entrare qua. Non mi fanno entrare, facciamo una cosa simpatica. Bastardo. He made us march up and down that damn square all day. Ottimo. Mi fate saltare sto cancello per piacere. Ho bisogno di passare di qua. Come passo, scusate? Ah, guardate. Grazie che mi avete dato qualcosa con cui sfondare. Via, via! No, non shift! Ottimo. Oh, c'ho la vita. Ma no, qua in mezzo ai piedi. Porca mannaggia. Allora. Ok. Da dove devo passare? Via, via, via. No, se sì. Facciamo un'azione veloce. Ah no, non voglio triggerare l'esplosivo. Voglio. Sì, no, ok. Mettere anche il secondo qua e poi allontanarmi per godermi la scena. Via, via. Scusi, ho bisogno della sua macchina. Grazie, molto gentile. Aspetta, scendo un attimo, vorrei attivare la C4 ovviamente. Ok. Ciao. Damose, damose. Ah no, dobbiamo rubare anche. Oh, via, via, via! Scusate, ma.
guarda, sono carini di viola anche. Sì, mannaggia, ma è lentissimo sta affare. Via! Quanto percorso devo fare? 2,5 km devo fare. Mannaggia, ho già un quinto di vita. Aia! Come faccio ad arrivare? Come faccio? Sì, si sfonda anche tutto, non è una buona idea. Dai, 2 km ancora. Aia. Damose che abbiamo metà vita. Damose. Tagliamo una boscaglia. Forse l'abbiamo seminata. Mannaggia! 1,8 km. Porca miseria, non arriviamo più qua. Via in mezzo. No. Sta per esplodere tutto. Porca miseria. Ma non posso neanche sparare da qua, no? No. Niente. Da quanto... Scusate, guardo solo da quanto stiamo registrando. Di 7 minuti, mi sa che... Mi sa che possiamo anche interrompere qua. Vediamo se... Da che punto ci fa riprendere. Ok, dalla parte del camion, ci riproviamo. Scusate che guardiamo però un attimo dalla mappa se c'è una strada un pochettino più... No, dobbiamo prima prendere il camion per vedere dove è il punto di drop. Vai via. Muoviti! Allora, vediamo un attimo la mappa dove ci... Dove ci porta? Forse sarebbe più comodo liberare la zona qua. Prima di iniziare a fare sta roba qua. Non lo so perché... Credo è impegnativa. Via! Ma... Toglietevi dai piedi! Non mi fai vedere la barra di vita del coso però. Adesso ti vuoi togliere, ma porca miseria. Anche la pula adesso.
Sì, cosa faccio? Il carrozzone qua, ma porca miseria, toglietevi di mezzo i piedi. No, ha iniziato a prendere danno, porca miseria. Vabbè. Vi togliete di mezzo i piedi. Devo solo consegnare della cocaina. Che cosa volete che sia, dai. Camion, puoi accelerare un attimino di più, che ci manca ancora un chilometro e mezzo. Ma vaffanbrodo. Tra l'altro qua siamo esplosi lo scorso giro, quindi ci sta andando già decisamente meglio. Via, Damose. Dove sono? Via, ok. Dai. Potremmo farcela sto gioco, perché si era buggato all'inizio che non mi colpivano. Vi togliete dai piedi. Provo a tagliare qua dalla boscaglia senza schiantarci magari. Ok, ce l'abbiamo fatta. My friend, signor Alifano. It is going to be nice, so nice, doing business with you. Sì che voglio salvare, ovvio. Ed è andata bene sto giro, sono contento. Un po' pericoloso, ma... Ah, ok, sono instabile. Briefing point, cos'è che dice? Ah ok, parlare là. Però vorrei rendere un pochettino più stabile la zona, forse politicamente. Ma... anche qua è instabile, ma non l'ho mica preso sotto il mio controllo. Non riesco a capire come sapere se ce l'ho o meno. Allora, qui questo... The Last Cruise. Come faccio a sapere se uno è la Scrus oppure no? Vabbè, non importa. Io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ciao a tutti e buona giornata. Ciao!